ottimo tempismo, amico. Kvera è convinta che suo marito sia posseduto da un demone. Lo è! Sparisce per ore e torna a casa con le mani insanguinate. Dice che non si ricorda, ma mi fa paura. Per cui l'ho legato in cantina e sono andata a cercare aiuto. E aiuto riceverai. Avanti, mostraci dov'è. La porta è danneggiata. Kvera, resta fuori, per sicurezza. Va bene. I demoni si sono già manifestati. Non vedo suo marito. Cos'era? Vasek, mio marito, si nascondeva di sopra. È corso fuori. Presto, prima che si faccia male qualcun altro. Tutto bene. È peggio di quanto pensassi. Io ce la farò, va! Là! Dannazione, è andato nelle fogne! Vasek, aspetta! Yeah.
lontano! No, non ti abbandoneremo! La situazione è delicata. Come prima. Prendi il mio calice, mettilo più vicino possibile a lui. Io attirerò la sua attenzione. Vasek, resta calmo. Pronunci le litanie con me. No! No! Andate via! Andrà tutto bene. Padre Inarius, che il mio sangue perfido sia purificato nella tua luce. Basta! Per favore! Fa male! Che la luce colmi l'oscuro. No! Qualcosa non va. Osservate i brandelli di questo povero disgraziato e piangete della vostra rovina. Mi serve più tempo. Posso ancora farlo. Godetevi l'inutile vittoria finché potete. Vasek, ho fallito. Mi dispiace tanto. Dobbiamo andarcene da qui. Sto bene. Mi basterà un fuoco caldo e del riposo. Grazie. Anche se le cose sono andate male, senza di te sarebbero andate peggio. In qualche modo dovrò trovare le parole per dire a Kvera di suo marito. Prenditi cura di te, figliolo.